Buon pomeriggio a tutti e benvenuti. Sono Jacopo Giardini e sono il responsabile tecnico in Unitronics Italia. Avrei da chiedervi una gentilezza, se potete cortesemente confermarmi nel box delle domande se siete in grado di sentirmi, in modo tale da poter partire e procedere con il webinar che ha per oggetto l'accesso remoto sicuro a tutti i dispositivi Unitronics. Attendo ancora una vostra gentile conferma, se qualcuno mi può scrivere che mi sentite, poi parto e vado al punto. Vedo una mano alzata. Ok, vi ringrazio molto per la conferma. Allora, benvenuti nuovamente, grazie per esservi iscritti, grazie per esservi collegati. Comincio subito a presentarvi quali sono le caratteristiche dell'accesso remoto sicuro o Secure Remote Access offerto da Unitronics. L'accesso remoto di Unitronics è possibile effettuarlo tramite un PC o tramite un dispositivo mobile. Sicuramente al giorno d'oggi è più che fondamentale poter accedere e controllare le vostre apparecchiature, le vostre applicazioni da qualsiasi momento, in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. L'accesso remoto sicuro di Unitronics vi consente di monitorare e interagire con la vostra applicazione come se voi foste sul posto, accanto o di fronte al PLC. Vediamo un po' cosa offre il Remote Access di Unitronics. Ecco, è possibile controllare e monitorare le vostre applicazioni da qualsiasi luogo, risolvere problemi a distanza, proprio per la possibilità di collegarsi e quindi vedere esattamente che cosa sta succedendo nell'applicazione o nella macchina, configurare e fare la messa in servizio di un sistema da remoto, effettuare degli aggiornamenti software per le vostre applicazioni, perché c'è la possibilità da remoto di fare dei download, quindi aggiornamenti software della vostra applicazione, o collegarsi online per poter monitorare un particolare passaggio dell'applicazione. È possibile modificare ricette o lavorazioni e poterle trasmettere da remoto al PLC per poi poterle prendere in carico e trasformarle quindi in nuove lavorazioni. Vi dico che tutti i controller Unitronics consentono l'accesso remoto. È semplice da implementare e non è richiesto alcun costo di licenza. Come dicevamo prima, al giorno d'oggi intervenire in tempo reale è sicuramente fondamentale. Consente di risparmiare costi dovuti ai viaggi, riduce i fermi impianto e riduce anche i tempi di manutenzione. Oggi parliamo dell'accesso remoto della famiglia Unistream, dei PLC Unistream. Nello specifico il modello modulare integrato e l'Unistream PLC. L'Unistream PLC, per chi non lo conoscesse, è il nostro PLC che, pur non avendo il display, al suo interno contiene delle schermate grafiche che possono essere visualizzate tramite un nostro display che ha un VNC client, oppure, proprio per questo che lo definiamo il PLC con l'HMI virtuale, tramite un'applicazione gratuita sia sul market di Google o sia sul market di iOS, di Apple, è possibile scaricare un VNC Viewer, quindi connettendosi, puntando l'indirizzo IP del PLC, è possibile appunto prendere e visualizzare le pagine che sono scaricate all'interno di questo oggetto che non ha il display. Lo stesso vale per gli altri PLC che dispongono dell'HMI, in quanto tramite sempre questi software VNC è possibile fare una replica su un PC o su uno smartphone in modo tale da prendere possesso e quindi effettuare una replica, prendere possesso e interagire con l'apparecchiatura come se voi foste lì. Gli strumenti che abbiamo sono per la modifica e il controllo in tempo reale dei parametri sono la VNC, poi tra pochissimo vi farò vedere qualche dimostrazione. Chiedo scusa, qualche dimostrazione pratica. Il web server, quindi la possibilità, inserendo in qualsiasi browser l'indirizzo IP del PLC di interesse, connettersi e visualizzare le pagine grafiche. Poi vi spiegherò che c'è una leggera differenza tra la visualizzazione VNC e la visualizzazione web server. Il Virtual HMI è un po' questo che vi dicevo, quindi per questo PLC che non ha il display.
Da remoto si può accedere a tutte le pagine grafiche come se voi foste davanti all'apparecchiatura e anche accedere alla UniApp, che non è nient'altro che il menu di sistema offerto nei PLC Unitronics, ad esempio per cambiare un indirizzo IP o per, diciamo, sono un po' le impostazioni generiche. Come remote access, da remoto è possibile trasferire dei file da e verso il PLC tramite un FTP server, quindi parliamo del file transfer protocol. Il PLC, tutti i PLC Unitronics possono essere sia server che client. Aggiungiamo anche l'SQL, che consente ai PLC Unistream, nella versione B10, nella slide successiva verrà anche evidenziato questo particolare, consente anche di condividere dati direttamente su un database SQL senza nessun software runtime di mezzo, cioè il PLC è in grado di andare a leggere e scrivere direttamente su un database SQL. L'Unilogic è l'ambiente di sviluppo che serve per programmare i PLC Unistream, è totalmente gratuito e sono gratuiti anche tutti gli aggiornamenti che periodicamente rilasciamo. Tramite l'Unilogic, anche questo tra poco vi farò vedere, è possibile connettervi in remoto per effettuare qualsiasi attività, quindi effettuare un download di un'applicazione o collegarsi online sul PLC per verificare un passaggio insieme magari all'operatore. Quando diciamo che si può fare qualsiasi di attività, dobbiamo anche comprendere i nostri inverter e i nostri servo drive, perché qualora l'applicazione di automazione comprenda anche i nostri dispositivi motion, quindi inverter e servo drive, direttamente da Unilogic vengono offerte una serie di schermate e una serie di blocchi funzioni che consentono di utilizzare i nostri inverter e i nostri servo drive come se questi fossero plug and play, e quando dico questo intendo anche la possibilità di andare a modificare dei parametri perché tutti i menu sono già fatti. Le notifiche possono avvenire tramite SMS, in questo caso abbiamo bisogno di un router oppure appoggiarci a un iCloud. Ricordo a tutti i partecipanti che nelle settimane scorse abbiamo fatto anche altri webinar relativi ai nostri inverter e al nostro UniCloud, che più avanti vi accennerò. Se voi foste disposti o curiosi di vedere anche i webinar precedenti, è sufficiente che ci scriviate e vi invieremo un link per poterlo visionare. Ricordo a tutti, qualsiasi domanda la potete inserire nel box apposta, che è presente nel tool del GoToWebinar, questo strumento che sto utilizzando per presentarvi appunto l'accesso remoto sicuro di Unitronics, e al termine del webinar sarò felice di rispondere. Tornando alle notifiche, vi farò vedere anche in una dimostrazione la possibilità di inviare email con allegati direttamente dal PLC, e tramite una mobile app è possibile, come vediamo nell'immagine in alto a destra, andare a visualizzare le schermate del PLC. Offriamo anche altri protocolli, come ad esempio l'MQTT, che offre la possibilità di inviare e ricevere dati verso un broker di terze parti, e nello specifico gli Unistream sono in grado di inviare dati, quindi pubblicare, oppure ricevere dati e quindi sottoscriversi a dei topic. Da tenere ben presente la possibilità di proteggere tutto quello che è il vostro progetto con password, quindi sia la parte grafica, sia la parte ladder, sia la parte anche di comunicazione. Abbiamo le user access control, quindi poter assegnare dei ruoli e dei diritti, chi può fare cosa in base ai livelli degli operatori, livello 1, livello 2, livello 3, e ci teniamo a sottolineare che l'Unistream è conforme allo standard della CFR 21 parte 11 per il settore FDA. A questo punto entriamo un pochino più nel dettaglio di quello che è la VNC, quindi la replica del display dell'HMI direttamente su un PC o direttamente su un dispositivo mobile. Questo ci consente di controllare a distanza i PLC Unistream tramite il vostro VNC client preferito. Come vi dicevo, ce ne sono diversi e sono tutti gratuiti fondamentalmente. Possiamo accedere alle schermate HMI e accedere anche all'app di sistema degli Unistream, la UniApp. Possiamo utilizzare un Unistream anche come un VNC client, cioè se ci sono in una stessa rete più PLC Unistream, è possibile che da un PLC Unitronics ci si connetta a un altro PLC Unitronics che magari dista 20 metri, quindi andando a visualizzare le pagine remote di un PLC lontano 20 metri senza che l'operatore si debba muovere di postazione. E anche questo vi farò vedere. Per quanto riguarda la VNC, offre certamente la possibilità di avere più sessioni contemporanee, quindi
più VNC client possono connettersi allo stesso PLC. L'unica cosa da tenere presente è che tutti questi client che lavorano contemporaneamente lavorano in maniera sincrona, per cui se uno dei terminali cambia o dei software VNC che vi accennavo prima cambia pagina, la cambia un po' per tutti. Ma questo ve lo faccio vedere andando a aprire poi due dispositivi VNC di due versioni diverse. L'accesso e il controllo, come dicevamo, tramite PC, smartphone e tablet. E per quello che riguarda l'Unistream PLC, quindi quello senza display, abbiamo la possibilità di accedere al Virtual HMI. Adesso abbiamo la parte demo, quindi apro l'ambiente di sviluppo Unilogic, giusto per farvi vedere. Naturalmente, per poter accedere ai PLC Unistream in remoto, è fondamentale che il PLC sia visibile dall'esterno. In che modo? Andando a inserire i DNS e andando a inserire l'indirizzo di un router, quindi in modo tale da dare l'accesso internet al PLC. In questo caso abbiamo questo indirizzo. Quello che fa fede è l'indirizzo IP del panel Ethernet, sia per la programmazione, sia per collegarsi online e anche per collegarsi con la VNC che a breve vi farò vedere. Come possiamo attestare se il PLC può essere raggiunto dall'Unilogic? È sufficiente andare a cliccare su questo pulsante, andare su questo PC PLC Communication. Se viene fuori la spunta verde, in questo caso è lo stesso Unilogic che mi propone l'indirizzo IP assegnato, comunque vedete che con la spunta verde siamo sicuri di raggiungere il PLC. A questo punto, cliccando su Online, possiamo andare online al PLC e, come dicevamo prima, andare a vedere un particolare passaggio durante il funzionamento della nostra apparecchiatura. Diamogli il tempo di connettersi. Nel momento in cui siamo online, questa schermata diventa grigetta. Prendo un modulo ladder qualunque per farvi vedere che in questo caso questi due blocchi funzione non fanno altro che estrapolare la data e l'ora che poi utilizzeremo per andare a popolare una nostra tabella con un data sampling che poi esporteremo e trasferiremo via FTP o via mail. Ecco, per farvi vedere che siamo online ed è fondamentalmente noi possiamo fare modifiche e possiamo scaricare degli aggiornamenti. Mi scollego un attimo e passo alla VNC. Apro il mio VNC Viewer, in questo caso andiamo a inserire 192.168.1.200. Mi connetto, me lo mette nell'altro schermo, eccolo qua. A questo punto noi da questa schermata è come se fossimo davanti all'HMI, a tutti gli effetti. In questa demo vi farò vedere alcune cose, tra cui la simulazione di un riscaldamento tramite un PID che io posso avviare in questo momento. Non appena faccio partire il riscaldamento, parte, effettivamente c'è un PID che sta lavorando, quindi stiamo andando a scaldare veramente. Andiamo a popolare questa tabella andando a inserire un record ogni secondo. Possiamo andare a vedere il grafico. Qui abbiamo la process value, quindi la temperatura attuale, che in questo momento volutamente ho lasciato un bel overshoot per andare a vedere come si sta comportando, e questo è il set point, era 38-39 gradi, insomma quello chiaramente si può poi impostare. A questo punto, nel momento in cui io stoppo il riscaldamento, ho fatto in modo tale che il software scarichi, salvi questo CSV, questa tabella, questo data sampling direttamente nella micro USB, e questo file vedremo poi come può essere gestito. Se trasferito direttamente dal PLC, quindi il PLC prende, lo invia tramite mail, lo invia come FTP, in questo caso lui lavora come client e quindi punta l'indirizzo IP di un FTP server e lo trasferisce, oppure può essere inviato per email, oppure può esserci un FTP client. Vi farò vedere tutto tra poco, che dall'esterno si connette all'interno della micro SD del PLC ed consente di scaricare o di prelevare dei dati. Prima vi parlavo che tramite le apparecchiature, tramite l'accesso remoto sicuro di Unitronics, si ha accesso anche alla parte inverter e servo drive. In questo caso vi faccio vedere la parte inverter. Cliccando su questo pulsantino abbiamo la possibilità di verificare lo stato dell'inverter, che a tutti gli effetti è collegato. In questo momento è in stop, non c'è nessun errore. Come vi dicevo, possiamo andare a fare la parte commissioning, quindi devo andare a modificare un parametro, ad esempio una rampa di accelerazione la voglio mettere a 20 secondi, mentre una rampa di decelerazione l'aumento perché magari abbiamo una bella inerzia nel carico. Io ho tutte queste schermate pronte all'uso, quello che da Unitronics viene definito already made, cioè già fatto, l'abbiamo fatto noi come Unitronics il lavoro per voi. Ci consente di andare a modificare i parametri. Queste schermate possono essere anche riutilizzate o customizzate da voi.
Come vedete, posso scorrere e andare nella parte del motore, dei dati di targa del motore, posso andare a modificare i valori dei comandi di jog, posso andare a definire quali sono le funzioni dei vari ingressi e uscite digitali a bordo dell'inverter, ma posso anche dare dei comandi. Vedete qui nella parte motion, io posso andare a impostare una frequenza 35 Hz e dare il comando di run. Vedete qua sotto che sta la frequenza in uscita sta aumentando, vuol dire che stiamo facendo la rampa. La coppia rimane a zero perché in questo momento non c'è fisicamente collegato nessun motore trifase all'inverter. Comunque siamo arrivati ai 35, ecco che si ferma e facendo stop la rampa va verso il basso. Abbiamo già tutti i tool per fare il tuning del motore. E per fare un trend, in questo caso l'ho fermato, quindi un po' come quello che vedevamo prima del PID, per andare a vedere nel tempo come varia la frequenza e la tensione al variare del funzionamento, al variare del carico. Ecco, tutto questo è già fatto e pronto all'uso. Parlavamo di connessioni multiple come VNC, ecco ve lo mostro subito perché vado ad aprirmi un altro VNC viewer o VNC client. Lo mettiamo qua, vado a inserire lo stesso indirizzo IP, noi facciamo finta di esserci collegati da un altro PC, 192.168.1.200, ecco me lo mette sempre nell'altra schermata. Come vedete però, se io vado a modificare, cambiare pagina da un VNC Viewer, automaticamente la cambio anche all'altro, proprio perché lavorano in maniera sincrona, come vi dicevo. Vi dicevo anche la possibilità di andare a collegarsi tramite un PLC Unistream verso un altro PLC Unistream. In questo caso, premendo questo, ne chiudo uno giusto per non fare confusione, premendo questo pulsante VNC, faccio partire una action dove dico a questo PLC che ha indirizzo 192.168.1.200 di andare a collegarsi a un altro PLC connesso alla stessa rete. E vedete che l'applicazione è totalmente diversa. Qui abbiamo una bella schermata bianca perché questo PLC è stato impostato con screen saver attivo e spegnimento allo scadere dello screen saver, ma cliccandoci sopra ecco che riparte. Vedete in questo caso è in allarme, vedete il pulsantino exit per tornare a lavorare localmente, io posso agire, posso diciamo ripristinare le condizioni per andare a eliminare l'allarme. E io qui è come se fossi, cioè sono effettivamente collegato da un PC verso un PLC che a sua volta punta verso un altro PLC, quindi è un triplo passaggio, diciamo. A questo punto esco e vado un attimo avanti nella parte presentazioni per vedere un po' il discorso del web server. Il web server è offerto dagli Unistream in versione Pro, come la versione Pro è necessaria anche per avere l'SQL Connector, quindi per andare a scambiare dati con un server SQL. Cosa ci consente il web server? Ci consente di visualizzare delle pagine grafiche ben fatte, in maniera veloce, poi adesso a breve snoccioleremo tutti i vari punti di forza, ma qual è la parte principale? È che noi creiamo le pagine web server esattamente nello stesso modo in cui creiamo delle pagine HMI dei nostri PLC. Lo stessa creazione delle pagine web server è integrata nell'ambiente di sviluppo Unilogic, e vi ricordo che è gratuita e gratuiti tutti gli aggiornamenti che periodicamente rilasciamo, è basato su HTML5. Non è richiesta alcuna competenza specifica né di HTML né di Java, lo potete fare direttamente voi. Creare una pagina web server con Unilogic è molto semplice, bastano 5 minuti, oppure è possibile prendere una schermata già fatta, magari questo ve lo faccio vedere perché è interessante. Eccomi qua. Posso prendere una schermata già fatta, ad esempio prendiamo questo main, facendo tasto destro, posso dire esportamela in web server e vedete che avremo esattamente una replica di quella di questa schermata HMI. Eccola qua, è esattamente identica, ci abbiamo messo probabilmente meno di 5 minuti. Torno alla presentazione. Vedete, creare una pagina grafica di questo tipo, magari se metto il puntatore laser riesco anche a indicare meglio, ci vorrebbe, in HTML5 ci vorrebbero diverse ore. Farlo con Unilogic, insomma, ve l'ho fatto vedere, con la conversione bastano veramente pochi secondi. Riassumiamo un attimo, il web server offerto da Unilogic ci consente di creare delle belle pagine web. Abbiamo una bella libreria ricca di widget e di elementi grafici drag and drop e ci consente di visualizzare le informazioni in tempo reale, come la stessa cosa che vedevamo con la VNC. Andiamo sotto.
Anche il web server consente connessioni multiple, quindi da più browser e da qualsiasi browser è possibile connettersi all'indirizzo IP del PLC, con la differenza rispetto alla VNC non interferiamo in alcun modo con il display o l'HMI con il quale sta lavorando l'operatore, la pagina rimane fissa, tutto per intenderci, e se più persone, più operatori si collegano allo stesso PLC, possono fare dei cambi pagina e ognuno lavora, diciamo, senza interferire con l'altro. Abbiamo la possibilità di impostare dei profili di sicurezza, quindi nel momento in cui si fa un salto pagina in una pagina di setup della macchina, ci può andare magari solo un operatore che ha un livello di sicurezza adeguato, vedete, admin, technician e guest. Quindi si possono anche proteggere l'accesso e la modifica di determinati parametri. La creazione delle pagine web, lo ripeto, non necessita di alcuna programmazione HTML, abbiamo una bella grafica e un aspetto elegante, connessioni multiple senza interferire l'uno con l'altro, abbiamo la possibilità di inserire diversi profili di sicurezza, indipendente dal funzionamento dell'HMI, se cambiamo il web server non cambiamo l'HMI dell'operatore, qualsiasi browser è compatibile e anche qui abbiamo la possibilità di accedere in tempo reale. Ecco qui una demo, prendo un attimo il mio browser, eccolo qui, anche in questo caso vado a inserire con l'indirizzo IP 192.168.1.200 e vedete che ecco qua, si è già connesso, questa è la data table dell'ultimo campionamento, quindi dell'ultimo lavoro che abbiamo fatto di riscaldamento, anche da qui io in questo caso non ho messo nessuna password, però anche da qui ho fatto partire un riscaldamento per cui all'avvio abbiamo azzerato la tabella, il riscaldamento è ripartito perché come vedete la temperatura sta aumentando e possiamo anche da web server andare a vedere lo stesso grafico che guardavamo prima, con la differenza che ci mettiamo veramente poco per sviluppare queste pagine grafiche. Torno indietro e stop il riscaldamento. Potrei inviare, cosa che vi farò vedere tra poco, tornando alla VNC e quindi all'utilizzo di email o FTP file transfer protocol, anche da web server ho la possibilità di dire al PLC invia una mail oppure trasferisci un file tramite l'FTP. Rimando un attimo di qua il mio browser e riprendo con il data transfer. Tutti i controller Unitronics dispongono di FTP server o client e anche dell'SQL che vi dicevo prima. L'SQL è riservato solo alla versione Pro, perché ha un motore un pochino più performante. Ci consente di trasferire quindi dei file in maniera semplice, che siano il prelievo di un data sampling oppure che sia l'invio o il prelievo dal PLC di un nuovo programma di lavorazione, poco importa. Abbiamo la possibilità di trasferire file in maniera veloce. Quali sono le opzioni che noi abbiamo per anche l'alert? Inviare SMS, il PLC per poterle inviare ha bisogno del nostro router e quindi tramite delle istruzioni ladder possiamo inviare SMS a chi desideriamo noi. Email, naturalmente anche per l'email deve essere connesso ad internet, l'MQTT come dicevamo prima, o anche l'OPC UA, tutti gli Unistream sono OPC UA server, e poi abbiamo l'FTP server client che adesso in questa demo vi mostrerò. Torno un attimo a utilizzare questa VNC e nel contempo mi apro questa cartella, in questo caso sul mio PC sta girando un servizio di FTP server, quindi in questo esempio è il PLC che prende e trasferisce dei file. Se premo il pulsantino FTP da qui, andrà a spostarci l'ultimo file che noi abbiamo salvato sulla micro SD. Eccolo qua, ci sta dicendo trasferimento CSV, ok, dopo un po' va via, ed ecco qua questo file CSV che noi possiamo velocemente aprire con un file Excel, per poi rielaborarlo successivamente, dove avremo una colonna con la data, che sarà sempre quella, l'ora, campionamento, vediamo che viene fatto una volta al secondo, qui sono delle variabili intere, 385 sarebbero 38,5 gradi e la temperatura ACT sono 41,7. Avrei potuto utilizzare delle variabili a virgola mobile, ma per praticità ho utilizzato delle variabili intere, in questo caso sarebbero da dividere per 10. Andiamo un attimo a vedere un'altra cosa. Possiamo utilizzare il file browser del PLC, vedete? È una specie di gestione risorse, questi sono i file che io ho creato, vedete che io nel nome del file vado a inserire
Questa è una mia scelta, può non piacere, uno chiaramente manipolando una stringa può farla come meglio preferisci. Questo è un data sample del 7 luglio 2023 alle ore 10:39 e 50 secondi, ne abbiamo uno il 18 e questo ad esempio è quello che abbiamo appena fatto. Andiamo a prenderne uno ad esempio vecchio, questo è il file browser, dobbiamo selezionarlo, quindi in questa stringa noi carichiamo il nome del file che vogliamo trasferire, diciamo, diamo il comando FTP, trasferimento ok ed eccolo qua che ce l'ha appena trasferito. No, quello del 7 è questo, chiedo scusa, ma poco importa. La stessa cosa è valida anche per la mail. Quindi cliccando qui, comporre e inviare una mail con Unistream è molto molto facile. Adesso devo solo un attimo prendere l'Outlook che mi sta girando sull'altro monitor. Eccolo qua. Attendere un pochino di tempo perché... più che altro il server di posta con gli antivirus e tutti i processi il messaggio che è in arrivo, quindi devo intrattenervi per qualche secondo, magari aiuto facendo, eccolo qua, è arrivata questa mail da questo account, eccolo qua, questo è un warning che inserisce il server di posta Unitronics dicendo attenzione, è arrivata una mail dall'esterno, benissimo, questo è il corpo della mail che io ho inserito nel programma, nell'applicazione Unilogic, buongiorno, trasmettiamo in allegato il data sampling del PID ed ecco qua lo stesso file che abbiamo visto prima e che abbiamo trasferito come FTP, lo vediamo, l'abbiamo inviato direttamente come email. Eccolo qua, dove è andato, eccolo qua che me lo sta aprendo, è lo stesso di prima. Ok, vi faccio vedere l'ultima opzione, vi ricordo se qualcuno dovesse avere delle domande al termine del webinar, saremo ben lieti di rispondere. Nel frattempo è arrivata una mail di un cliente. E vediamo un attimo l'Unistream quando lavora come FTP server. Quindi dall'esterno qualcuno può accedere alla sua micro SD, faccio un po' di pulizia e può salvare o prelevare dei file. Vado a prendermi il mio FTP client, in questo caso faccio il contrario, da PC vado a puntare verso il PLC. Io uso questo FTP client, ma va bene qualsiasi FileZilla, piuttosto, insomma, sono tutti uguali. Vado qui a selezionare sempre il mio 192.168.1.200, accedo. In questo caso mi chiede la password che io digito, digitandola, accedo alla cartella con i data sampling che abbiamo visto poco fa. Oppure posso andare anche in altre aree, ad esempio posso andare a vedere il log degli allarmi, posso andare a vedere ad esempio qualche screenshot, perché il PLC consente anche di effettuare degli screenshot che possono anche questi essere trasferiti via FTP o inviati via mail. Ad esempio accade un allarme o una situazione particolare, dall'applicazione si lancia una action, screenshot, viene salvata nella micro SD e da lì si può inviare tranquillamente con una mail. A chi si desidera. Ecco, questa è la parte demo. Torno un attimo qua. Faccio un attimo un riepilogo. Parto dalla fine. Quindi, come vedete, il remote access è essenziale per poter operare da remoto e risparmiare costi di trasferta e intervenire in maniera tempestiva. Ci consente di visualizzare e controllare le nostre macchine o le nostre applicazioni da qualsiasi luogo. Supporta PC, tablet e smartphone. Dimenticavo di dirvi che abbiamo alcuni clienti che utilizzano ad esempio il VNC in remoto per poter fare dei training magari a degli operatori. Il training non viene passato da operatore a operatore, ma alcune aziende, alcuni clienti finali magari chiedono al costruttore di macchina di fare un training. Quindi senza doversi spostare lo si può fare utilizzando la VNC. È semplice configurarlo e soprattutto è veloce. Multiconnessioni sia alla VNC sia al web server, come facevamo vedere prima. Abbiamo con la possibilità di dare l'accesso in sola visualizzazione, diciamo in sola lettura, anche nella VNC, oppure un accesso completo. Qui un po' una domanda, magari qualcuno stava pensando, ma come faccio io a collegarmi da remoto se sono in una rete privata? E qui facciamo noi una domanda. Avete bisogno di una connessione sicura senza dover richiedere una VPN privata al vostro cliente, al vostro utilizzatore, oppure un indirizzo IP pubblico agli operatori di telefonia con dei costi che sono a parte e dei limiti anche in termini di sicurezza, di cyber security. Ne approfitto anche per
anticiparvi che nelle prossime settimane riceverete un'altra mail per un webinar relativo proprio alla cyber security, naturalmente utilizzando un IP pubblico e un router con una SIM. Se volete evitare tutto questo, utilizzando la nostra piattaforma IIoT di Unitronics che si chiama UniCloud, attenzione perché è uno strumento molto potente per l'analisi dei dati. Anche su questo, come vi dicevo prima, abbiamo fatto un webinar dedicato perché consente di analizzare i dati ricevuti dalle macchine per migliorarne l'efficienza. Non voglio prolungarmi più di tanto, approcciare il mercato con modelli di business nuovi, noleggiare le macchine perché da remoto posso vedere quanto effettivamente il cliente la sta usando o inviare materiali di consumo o soggetti a usura per la manutenzione preventiva. Mi fermo qua. Il discorso dell'UniCloud offre anche il servizio di una connessione sicura, senza che il PLC necessiti di nessun hardware aggiuntivo. Non ci vuole il router Unitronics o il router di terze parti. Se in un'azienda è sufficiente collegare al PLC un cavo di LAN dandogli accesso internet al PLC, lui è in grado di comunicare con il cloud, aprire una connessione VPN sicura e a poter accedere alle schermate da remoto. Perché UniCloud è sicuro? Perché è conforme agli standard di sicurezza, le ISO che regolano gli standard di sicurezza del mondo informatico e l'altro, gli standard di sicurezza specifico del cloud. Tenete conto anche che c'è un reparto dei nostri colleghi in Israele che monitora tutto il traffico, sempre per il discorso della cyber security, tutti i giorni, quindi 20, H24 e 30 giorni su, insomma, tutti i giorni. Ecco. Vediamo un attimino. Questo è il sito www.unitronics.cloud. Se volete andare a verificare le caratteristiche, se qualcuno fosse interessato a ricevere il link per i webinar che sono stati fatti nelle settimane passate del VFD o del cloud, è sufficiente che mi mandi un'email a jacopo.giardini@unitronics.com. Vi faccio vedere come funziona la. Torno con il mio browser, l'accesso sicuro di UniCloud. Io adesso mi vado a collegare nella mia organizzazione. Il sito dell'UniCloud per accedere come costruttori. Chiedo scusa, ho sbagliato browser. Eccolo qua. Sono entrato in un'altra organizzazione. Questa è proprio la mia specifica. Ecco, vedete, qui ho lo stato dei miei PLC, dove si trovano. Posso aprire una connessione VNC, quindi collegarmi in un browser da qualsiasi parte del mondo senza aver bisogno di un indirizzo IP pubblico, perché ci pensa il cloud a rintracciare il PLC. Anche questo PLC sta dormendo, tra virgolette, per il discorso dello screensaver. È lo stesso che vi facevo vedere prima. E da questo punto posso operare direttamente da un browser. Io sto cambiando i parametri direttamente dal browser. Oppure, se devo collegarmi online, quindi aprire una VPN sicura, vedete, io cliccando su VPN, l'UniCloud mi sta aprendo una connessione sicura verso questo specifico PLC. Devo solamente dirgli start, ed ecco qui la conferma che in questo momento io sono in grado di raggiungere da qualsiasi parte del mondo questo indirizzo IP. Adesso mi disconnetto, chiudo e proseguo nel webinar. Ok, siamo verso il termine. Magari per gli utenti, gli iscritti che non sono nostri clienti, questa è una panoramica di quello che è la soluzione offerta da Unilogic Unistream, quindi da un unico ambiente di sviluppo Unilogic abbiamo la possibilità di programmare PLC più HMI, anche l'Unistream PLC senza il display, i nostri inverter, facendo tutto da Unilogic, anche la parametrizzazione e il download verso l'inverter stesso, le unità I/O remote e anche i servo drive. Il vantaggio di usare Unitronics per tutto quel pacchetto che vi ho appena mostrato è che avete un solo punto per il supporto, quindi se c'è da capire una particolare situazione, no è il drive, no è il PLC, no è la comunicazione, Unitronics vi supporta in tutto, quindi
dall'automazione diciamo del solo PLC fino alla commissioning dell'inverter o del servo drive, avete un unico punto. Ne approfitto anche per ricordare che l'assistenza tecnica Unitronics, come tutti i software, sono totalmente gratuiti. La famiglia Unitronics si estende anche nel, come vi dicevo prima, servomotori, inverter, I/O locali e remoti. Qui abbiamo gli Unistream PLC, i modulari e i built-in. Poi ci sono altri PLC con delle caratteristiche diverse, che però non trattiamo in questo webinar. Io a questo punto vi ringrazio molto per il tempo che ci avete dedicato. Attendo magari, do un attimo uno sguardo al discorso domande, vediamo se qualcuno ha una domanda, è il momento giusto di farla, risponderò con piacere. O come vi dicevo prima, se le domande dovessero sorgere nei prossimi giorni, sarà sufficiente mandarci una mail e vi risponderemo al più presto. Lascio ancora qualche secondo. Spero che abbiate gradito il webinar, non dovrei essermi dilungato troppo, forse un 35-38 minuti. Lascio ancora qualche secondo, non vedo domande, per cui ecco, è arrivata una domanda. Discorso SMS. Se è possibile inviare gli SMS, per mandare gli SMS ci vuole per forza il router. Appoggiandoci alla piattaforma UniCloud, come dicevo prima, e sono un po' ripetitivo, perdonatemi, c'è un webinar dedicato, è possibile programmare l'invio di email o di SMS direttamente da UniCloud. Quindi il fatto di poter programmare l'invio di SMS per degli alert, allarmi oppure informare che magari le ore di lavoro hanno raggiunto il valore impostato per pianificare la manutenzione, si possono programmare direttamente da UniCloud, per cui non c'è bisogno del router con la SIM per mandare gli SMS. Gli SMS li mandiamo direttamente da UniCloud. Direi che non ci sono altre domande. Io vi ringrazio ancora molto e vi auguro un buon pomeriggio. Di nuovo grazie, arrivederci.